Sull'Apple si parla tanto di innovazione tecnologica, ci sono stati questi Innovation Days proprio per quanto riguarda le aziende, in maniera particolare le aziende del Meridione d'Italia, ma cosa c'è per l'artigianato per quanto riguarda l'innovazione tecnologica? Per la verità, noi teniamo il problema del credito d'imposta che dovrebbe scadere entro il 31 dicembre del 2019, quindi per gli investimenti fatti da questo punto di vista, quindi per quanto concerne apparecchiature digitali, per quanto concerne diciamo anche l'impiantistica e quindi l'innovazione. Per certi versi dell'azienda c'è la possibilità di ottenere il credito d'imposta che è del 45% dell'importo speso. Ricordiamo che il credito d'imposta è un accredito dal punto di vista fiscale che l'azienda riceve e quindi poi man mano che ha dei pagamenti da effettuare, come possono essere imposta, IVA, contributi personali se si tratta di ditta individuale o contributi per quanto concerne i dipendenti, man mano questi importi da pagare vanno a compensazione del credito d'imposta ottenuto. Diciamo che è una pratica, tra le altre cose, di attuabilità quasi immediata perché dopo aver presentato il progetto, quindi il progetto va presentato presumibilmente attraverso un professionista, dicevo, dopo aver presentato il progetto entro 15 giorni si ottiene la risposta affermativa o in negativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, dopodiché, man mano che c'è da pagare, si fa l'F24 a compensazione. Diciamo che tra le altre cose è stata rinnovata anche la Sabatini, quindi, però la Sabatini in che cosa consiste? Consiste nell'anticipazione delle somme spese, ma in effetti praticamente tutte da restituire ad interessi addirittura irrisori. Quindi queste sono per il momento le due, diciamo, possibilità immediate che le aziende che si vogliono innovare hanno, però in questi giorni, per esempio, c'è la Camera di Commercio che sta approntando un progetto proprio sulla Camera di Commercio di Napoli che sta approntando un progetto proprio sull'innovazione digitale e tecnologica che consente alle aziende stesse di ottenere un credito fino a 15.000 euro. Quindi diciamo che le aziende che vogliono innovarsi, quindi per rendere poi rendersi più competitive sui mercati nazionali ed internazionali, almeno a cifre, per quanto riguarda la Camera di Commercio, abbiamo parlato quindi del 50% con un massimo fino a 50 a 15.000 euro, però quando parliamo di credito d'imposta, le aziende hanno la possibilità di fare investimenti anche di diverse centinaia di migliaia di euro. Ma quando parliamo di credito d'imposta, il problema serio è che l'investimento deve essere fatto entro il 31 dicembre del 2019.